Ciao a tutti ragazzi, io sono Erco per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia. Oggi in questo video porterò uno squad builder davvero molto molto forte. Infatti con questa squadra mi diverto davvero tanto e la squadra praticamente è questa qui. È un facsimile della nazionale italiana scesa in campo durante gli europei. E davvero l'ho fatta questa squadra così giusto per divertimento. Infatti ho messo anche un modulo che non si usa quasi mai su questo FIFA, cioè il 3-5-2. Però davvero mi sono trovato molto 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 bene, perché con questi giocatori si riesce proprio a vedere in campo l'impronta che ha dato Antonio Conte alla nostra nazionale, praticamente con lo stesso quasi gioco che hanno fatto gli italiani in questo europeo svoltosi in Francia. È una squadra davvero molto compatta, non si segna tanto, ma si subiscono davvero pochissimi gol grazie alla difesa con Barzagli, Bonucci o Gbon, perché onestamente non ho voluto spendere troppi crediti per Chiellini, perché come ho detto inizialmente questa squadra doveva essere una squadra così giusto per divertimento. Come due attaccanti troviamo Graziano Pellè, che mi è piaciuto davvero tantissimo. Sapete già che ho recensito la sua versione IF, la sua versione International Man of the Match su questo canale, se non l'avete vista andatela a vedere. E ho provato in questa squadra la versione IF, l'ho pagata tantino perché l'ho fatta nel periodo in cui i giocatori italiani costavano abbastanza. Ma davvero mi ha soddisfatto tantissimo, con 15 gol e 2 assist in 16 partite giocate. Davvero un giocatore molto molto sorprendente, perché finalizza davvero da Dio, tira delle bombe assurde e non è nemmeno tanto lento, quel 55 di velocità non si sente molto in game. Poi di qui c'è Eder, che è un giocatore davvero che dà tanta fantasia a questa squadra. 24 partite giocate, 7 gol e 8 assist. Le partite giocate però l'ho fatte anche in passato, perché l'ho trovato molto tempo fa ed era, ce l'ho da tanto nel club, però comunque la maggior parte di questi 7 gol e 8 assist se li ha fatti in questa squadra. Tra le linee troviamo Lorenzo Insigne. Lui nell'europeo, negli schemi di Mister Conte, non ha trovato tantissimo spazio, ma su FIFA è davvero fortissimo e riesce proprio a dare quella fantasia, riesce a collegare per bene il centrocampo con l'attacco. Su questo gioco infatti si vede dalle 6, dagli 11 gol e i 5 assist in 16 partite. Poi come esterni troviamo Stefano El Shaarawy, molto forte anche lui, anche se ha fatto poche cose, solo un gol e 3 assist in 16 partite, ma comunque riesce davvero a giocare bene. Poi con il work rate di alto alto dà anche una grandissima mano in difesa. A destra troviamo Antonio Candreva, molto forte anche lui, ma anche lui come El Shaarawy però non ha fatto tanti gol e tanti assist, solo 4 gol e 2 assist in 17 partite, ma comunque è abbastanza forte ed è molto molto utile al gioco di questa squadra. Come due CDC troviamo praticamente il mastino Daniele De Rossi, 17 partite, 2 gol e ben 7 assist per lui. Davvero molto buono Daniele De Rossi, perché sta molto in difesa ma sale anche in attacco e dà sempre una mano, da questo si vedono i 7 assist. Poi c'è Thiago Motta. Thiago Motta mi ha sorpreso tantissimo, 17 partite, 3 gol e 5 assist, e poi dà una mano assurda in difesa e in fase di impostazione. Infatti alto 1,87 m, quindi di testa praticamente le prende quasi tutte. E poi comunque 3 gol e 5 assist per Thiago Motta sono davvero tanta roba, davvero un ottimo giocatore. La difesa, poi ne abbiamo parlato prima, Ogbonna sull'esterno è davvero molto utile. Ovviamente lo metto a sinistra perché è sinistro, con normale alto di work rates. Barzagli basso alto di work rates per lui, messo a destra perché ovviamente è destro, e poi il signor Bonucci a comandare tutto e anche a far partire molte volte l'azione, un po' come ha fatto in realtà nella squadra azzurra. Detto questo video può finire qui, vi invito a provare questa squadra perché al momento non costa tanto, ma è davvero molto molto divertente, vincerete davvero tantissime partite perché è una squadra molto solida, fate un gol e poi diciamo non subirete quasi mai gol dagli avversari. Questo video può finire qui, vi invito a lasciare un like, a commentare con le vostre impressioni su questa squadra e da Erco per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia è tutto, ci vediamo in un prossimo video, bella!